Ciao ragazzi, bentornati nel canale. Oggi testiamo lui, uno steel drum multisound. Ma prima, sigla! Gotta get out of here. Bene, scheda tecnica. Eccolo, 14x6, fusto in acciaio da 1,2 mm, finitura metallizzata, tra le finiture disponibili. Questa qui sembra un violetto strano, poi sotto le luci cambia molto. Cerchi di tipo S, ovvero hanno la flangiatura verso l'interno, invertita. Sembra un diecast meno cattivo. Tube lugs in ottone, 10. Macchinetta Gibraltar che comanda una 20 fili. Poi abbiamo tutta una serie di accessori. Manopola per la sordina, manopola per la cordiera aggiuntiva, altra manopola per l'altra cordiera aggiuntiva. Quindi in tutto 3 cordiere. Remo ambassador sul lato battente, ambassador snare side sul lato risonante. Bene, andiamo a sentire come suona e dopo abbiamo da dire un sacco di roba.
Ok, eccolo qui. Allora, esteticamente mi piace molto questo cerchio. Lo utilizzava anche Tama sulle Silverstar e mi piaceva tanto. Interessantissima l'idea di avere tre cordiere e ovviamente con l'aggiunta della sordina. L'utilità della sordina l'ho sentita, anzi ho sentito la necessità di utilizzare la sordina solo quando ho usato questa cordiera qua. Perché quando si usano le due cordiere sotto la pelle battente, comunque fanno da effetto sordina. Secondo me l'utilizzo più sfizioso è quello che avete visto alla fine, ovvero con tutte e tre le cordiere inserite, anche la sordina inserita, pelle smollata e ci facciamo un fat snare dalla Madonna. Il rullante, a prescindere dal discorso cordiere, è un bellissimo rullante in acciaio, 14x6, veramente bello, conosciamo benissimo l'acciaio. Molto interessante la combinazione con le varie cordiere, anche con una cordiera singola. Sono suoni, raga, lo poggio giù perché inizia a pesare. Dicevo, interessante anche la singola cordiera sulla pelle battente. Per quanto mi riguarda, io non sono uno smanetto, non sono uno che ama tutte queste regolazioni. Dopo un po' mi perdo e tendo ad utilizzare sempre la stessa. Per quanto, ripeto, mi riguarda, mi sto ripetendo oggi, io avrei aggiunto solo una cordiera sotto il lato battente per il mio utilizzo. Per chi invece è un fanatico delle ghost note, di quei ritmi funky che vanno a finire spesso in dinamiche molto basse, quindi vuoi una battente bella, precisa, con la cordiera molto presente, senza overtone, la combo delle tre cordiere è fenomenale. Appena appoggi la bacchetta senti subito, ripeto, le ghost vengono, io non sono uno che ama tantissimo le ghost, soprattutto non le so fare manco, però ti rendi conto che c'è tanta roba, c'è tanto da studiare ed è un rullante su cui si possono avere tanti suoni. Occhio a non confondere la possibilità di avere tante gradazioni di cordiera col pensare di avere suoni completamente diversi. E acciaio suona come un rullante in acciaio, eh? Le possibilità sono stoppato, non stoppato, mezzo stoppato, poca cordiera, tanta cordiera, alla faccia del cazzo. Sono già tantissime le soluzioni, esteticamente bello, molto valido, che dire. Un rullante da provare perché sicuramente incontrerà il gusto di molti di voi. Anche per chi magari suona dei generi un po' più cattivi e vuole, come dire, abbassare le risonanze senza mettere la sordina, basta tirar su le cordiere, vi viene fuori un suono anche più presente, ci si può permettere di avere un'accordatura pure un po' più lenta e vengono giù delle randellate della Madonna. Bel rullante, mi è piaciuto. Ora raga, iscrizione al canale, like, condivisione, solita storia, canale Telegram e noi ci vediamo prestissimo perché mi arriverà altra roba molto interessante, sempre made in Italy. Ciao, voglio!